apriamo la puntata di questa settimana con l'ottavo raduno delle autovetture elaborate a Trieste. Parliamo del Fashion and Tuning Day. Le automobili del Fashion and Tuning Day sono state le protagoniste sabato scorso all'ippodromo di Montebello dell'ottava edizione della manifestazione organizzata dalla Ricchi Nicosanti Event, in collaborazione con la Regione e il patrocinio della Turismo FVG. L'appuntamento aveva un doppio obiettivo: sviluppare la promozione turistica della città e far conoscere il tuning. Il programma è iniziato alle 17 con l'apertura delle iscrizioni, per poi continuare alle 18 con l'esibizione dei modellini radiocomandati RC Drift. Nel frattempo, gara di misurazione SPL per gli impianti più elaborati ma soprattutto più rumorosi e valutazioni estetiche delle auto partecipanti. A far da cornice alle vetture, come state vedendo anche dalle nostre immagini, ci sono state le bellissime pin-up dipinte dal Masso Body Painting. Al calar del sole poi si sono accese le luci delle vetture per dar vita al Neon Contest, con l'animazione dell'immancabile Car Wash. Durante il raduno sono state scelte anche le 12 vetture protagoniste del calendario ufficiale 2013, con le altrettante finaliste del concorso Miss Fashion and Tuning Day, capace di accogliere sul web oltre 500.000 visualizzazioni. Guardiamoci quindi come è andata sabato scorso a Trieste all'ippodromo di Montebello l'ottavo raduno Miss Fashion and Tuning Day. Finalmente il grande giorno, dopo aver rimandato a maggio la grande finale del Fashion and Tuning Day qui a Trieste, siamo insieme a Ricchi Nicosanti. Oggi finalmente, nonostante il tempo inverso, si fa. Sì, nonostante il tempo ce l'abbiamo quasi fatta, perché continueremo a fare fino alle 23.30 con adesso il Sexy Car Wash, la gara Neon Contest e le premiazioni alle 23.30. Allora, quanto lavoro ci vuole dietro per organizzare questa giornata a Trieste, che ormai possiamo dire che ha raggiunto buoni livelli? Sì, beh, io ci metto più o meno, fra organizzazione e tutto, permessi vari, circa un 6 mesi. Beh, perché comunque ho auto provenienti dalla Croazia, dalla Slovenia, dal Veneto, dall'Emilia e beh, qua dal Friuli Venezia Giulia ovviamente. Spieghiamo ovviamente a tutti i nostri telespettatori come funziona il Fashion and Tuning Day qui a Trieste. Sì, praticamente vengono delle auto tuning, quindi elaborate, e saranno scelte le 12 auto più belle che faranno parte con le 12 Miss del concorso Miss Fashion Tuning Day 2012, faranno appunto questo calendario 2013 abbinate alle 12 auto più belle del raduno, che lo vedremo appunto a dicembre. Non mancano ovviamente il body painting, come stiamo vedendo ovviamente alle nostre spalle. Esatto, ricordiamo. Il painting in Trieste, che è un professionista del Friuli Venezia Giulia. Ecco, che ci saluta, anche la modella Jenny. Alle altre che sono state già dipinte, ovviamente presenta le tue ragazze, i tuoi cavalli di battaglia. Dopo abbiamo Alessia Marcone e Eleonora Vassilieva, che faranno adesso appunto anche il car wash. Benissimo. Cosa dire ancora? Grazie a voi. No, a te Pordenone, a te Pasquale, grazie a te Ricchi, al Caramen anche. Okay. Ricordiamo anche ovviamente di ringraziare la location che ti ha ospitato. Anche la Nord-Est Ippodromi SPA e la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ente Turismo che mi ha fatto la collaborazione e il patrocinio. Prossimi appuntamenti? Giovedì 26 luglio a Barcola con Miss e Mister Barcola Bici 2012. Benissimo.